La vivibilità urbana, questa illustre sconosciuta a Taranto, è accanto alla invivibilità urbana si abbina l'insicurezza, certo, la mancanza di sicurezza nelle nostre strade. Non mi riferisco alla criminalità, quella c'è purtroppo e va combattuta, ma mi riferisco al problema appunto degli impianti semaforici non funzionanti. E siamo qui in via Umbria, nei pressi di via Medaglie d'Oro, e assistiamo a due esemplari di semafori non funzionanti. Questi qui, questo qui, proprio ad angolo, è quasi... Prego? Grazie. La seguo anche su Facebook. Grazie di cuore. Non ci eravamo neanche messi d'accordo. No, vedete? Il bello della diretta. Quando si parla alla gente, si dicono i fatti, la gente ti dà credito. Grazie di cuore. Cambiamo Taranto, insieme la dobbiamo cambiare, insieme. E dicevo, ecco, scusate questa interruzione, ma è il bello, è così la mia vita, a contatto con la gente per strada. E dicevo, questi semafori di via Medaglie d'Oro, angolo con via Umbria, che sono rotti, non funzionanti. Questi qui sono out da circa una decina di giorni, ma la situazione diventa ancora più raccapricciante in fondo, appunto, via Umbria, quasi ad angolo, appunto, all'incrocio con viale Virgilio. Lì la situazione si è incancrenita da mesi, forse saranno 5 o 6 mesi. Siamo con Antonella D'Andria. Antonella D'Andria è candidata al Consiglio Comunale di Taranto con il nostro movimento Taranto Senza Ilva. E Antonella, giustamente tu conosci bene la zona, abiti da queste parti, e quindi chi meglio di te purtroppo può, come dire, vivere sulla propria pelle questa situazione, perché qui si creano incidenti pericolosissimi, e per automobilisti e per pedoni. Sì, infatti è praticamente impossibile attraversare, è diventato anche difficile attraversare, e soprattutto anche quando si portano dei bambini col passeggino, perché sfrecciano senza dare nessuna precedenza. Questo semaforo è da circa una settimana che non funziona e nessuno ha ancora provveduto ad aggiustarlo. Quell'altro invece sono 4-5 mesi, perché lì è accaduto un incidente e purtroppo da quando l'hanno ripristinato il semaforo non ha mai funzionato. Quindi alla fine bisogna capire un attimo quando si ripristineranno, quando si decideranno di ripristinare questo semaforo, perché è diventato veramente impossibile attraversare. Oltretutto parliamo di un'area che è proprio nelle vicinanze di una scuola, alle spalle del tribunale, e pensate un po', l'abbandono assoluto, persino le strisce pedonali sono completamente scolorite, anzi sono scomparse, il colore è venuto meno. Beh, questa è la rinascita che l'ex sindaco Melucci dice di aver seminato, una semina evidentemente assolutamente infruttuosa e sterile, ammesso mai che sia stata fatta. Ecco, vedete, la idea che io ho di creare un ufficio proprio del pronto intervento, dell'SOS per il cittadino, assolve proprio a questa funzione, cioè quelle segnalazioni, le segnalazioni del cittadino vengono raccolte, e una volta raccolte immediatamente questo ufficio, questo sportello che lavorerà H24, in breve tempo dovrà risolvere il problema. Non è possibile che dei semafori stiano lì morti da 5-6 mesi, non è possibile che qui da 10 giorni sia tutto fermo. Allora l'ufficio raccoglie la segnalazione, immediatamente la smista al settore di competenza, e si interviene nel volgere di poche ore, nel volgere di 1-2 giorni, non di più. È ovvio che parliamo dei problemi più immediati, poi ci sono quelli relativi alla programmazione, alla progettazione, ma quella è un'altra storia. Quindi noi vogliamo fare, ripeto, il mio concetto è quello di avere una amministrazione di strada, Antonella, nel senso più nobile del termine. Noi vogliamo stare con la gente. Vedete, vedi Antonella, quel giovane che abbiamo incontrato all'inizio, io non sapevo neanche che faccia avesse, non sapevo chi fosse, e questo dimostra che cosa? Che quando si sta tra la gente ti sa apprezzare.
e infatti noi speriamo che il dottor Abate possa finalmente vincere questa battaglia, diventare il nostro sindaco e finalmente ripristinare un po' la situazione, perché lui è il sindaco di Taranto, dei tarantini e soprattutto il sindaco di strada. Grazie Antonella, il tuo contributo come quello degli altri candidati al Consiglio, voglio unire questa città e il cittadino non chiede miracoli, noi non facciamo promesse faraoniche, abbiamo detto che la chiusura dell'Ilva senza se e senza ma è un impegno realizzabilissimo perché rientra nelle piene facoltà del sindaco, è un dovere del sindaco prima ancora che un potere, ma noi vogliamo dare quella vivibilità urbana che è facile assicurare ma che, cosa assurda, incredibile, non è mai stata assicurata. Qui a Taranto se mettono un chiodo al muro viene spacciato, lo ha fatto Melucci per 4 anni e mezzo, è stato spacciata come qualcosa di eccezionale, quando invece nelle altre città italiane lo fa un modesto consigliere di quartiere. Noi vogliamo normalizzare questa città, noi vogliamo dare servizi al cittadino contribuente, perché ci si ricorda del cittadino contribuente solo quando arrivano le elezioni, le votazioni e quando ovviamente arriva il periodo delle tasse, quindi il cittadino di Taranto purtroppo finora è stato considerato come un bel limone da spremere. Certo, sì sì, speriamo in una candidatura del dottor Abate e in bocca al lupo per tutti. Anche a te Antonella e a tutti gli amici di Taranto.